Come stanno andando e come sono andati questi saldi, i primi bilanci? Allora, il primo bilancio rispetto ai saldi non lo possiamo definire positivo. Non ci sono stati i risultati sperati da noi commercianti per diversi fattori, un po' perché i saldi partono un po' troppo a ridosso delle festività natalizie, quindi dovrebbero essere posticipati di qualche settimana. Un po' le condizioni climatiche hanno fortemente influenzato le vendite, perché a tratti abbiamo avuto anche delle condizioni climatiche primaverili e quindi non hanno favorito l'acquisto di capispalla, di piumini, che sono rimaste intere collezioni nei nostri magazzini. E un po' dobbiamo essere consapevoli che le famiglie sono in difficoltà, che il loro potere di acquisto è diminuito a causa di tanti fattori, tra cui fortemente condiziona l'aumento del carrello della spesa, i prezzi, il budget alimentare ormai influisce e pesa notevolmente sulle nostre disponibilità, e poi il caro energia, quindi le bollette e i tributi. Insomma, è un periodo in cui veramente facciamo difficoltà. A ciò si aggiunge l'online, che ormai comprime le nostre vendite. E quindi siamo in attesa che anche il governo, ieri per esempio abbiamo partecipato al Ministero delle Piccole Imprese, del Made in Italy, come Federmoda Italia, una riunione dove abbiamo posto l'accento proprio su un riconoscimento dei piccoli negozi, che comunque nelle nostre città hanno un ruolo importante, che è quello di presidio, di pulizia, di sicurezza, e hanno dato un contributo che va riconosciuto a tutte le nostre città, perché è da affrontare questa desertificazione commerciale che diventa sempre più grave.